Allora ragazzi, quando c'è casino c'è bisogno di qualcuno che ci spieghi il casino, e questo non può che essere il direttorissimo Vittorio Feltri. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, grazie, ecco, per l'invito. Allora, caro Vittorio, beh, grazie a lei, direttore, c'è bisogno di lucidità. In alcune fasi così complicate c'è bisogno di lucidità. Io ti abbraccio innanzitutto. Allora chiamate qualcun altro. Sì, questo, questo appunto. Io ti abbraccio fortissimo, spero che tu stia bene, sì, innanzitutto. È un po' di tempo, beh, che non ci vediamo. Certo. Ma mi hanno detto che sei in forma, che stai recuperando alla grandissima. Alla grandissima. Bene. Questo mi rende davvero felice. E chi t'ammazza te? Chi t'ammazza? Cioè, chi t'ammazza? La morte è una cosa che uno deve vedere da lontano, che deve superare i 100. E anche quando uno supera i 100, toccati i coglioni, innanzitutto, perché sto parlando di morte. No, l'importante è sapere che c'è. Sì, beh, certo, è importante sapere che c'è, che è una possibilità, però importante è distanziarla, no? Distanziarla. Allora, io, al massimo. Al massimo. Senti, allora, Berlusconi sembra impazzito. Cioè, la realtà è che non vuole accettare. Dammi una tua lettura di questa roba qua. Oggi ha detto che lui, che la Casellati sarà ministro della giustizia, ma dicono, ecco, che in realtà dall'altra parte dicono che c'è Nordio. Poi dice di aver parlato con Putin, di aver riallacciato i rapporti. Ma è lucido o no? Questa è la domanda, intanto. È lucido o no? A me sembra abbastanza annebbiato. Sarà non solo per i motivi di età, che comunque ci sono e bisogna tenerne conto, ma anche perché il momento politico è tale per cui uno come lui non ci si raccapezza più. Lui non riesce a digerire che la Meloni abbia vinto le elezioni con un grande distacco di voti, eccetera. E questo lo mette, diciamo, in difficoltà anche dal punto di vista dell'eloquio, tant'è vero che i suoi discorsi sembra che si disperdano un po' in cielo, no? Cioè sembra un po' rincoglionito, secondo te? Detto con in maniera molto... Non mi piace, ecco, dire rincoglionito, perché io per Berlusconi ho, diciamo, anche una certa ammirazione e poi anche una certa gratitudine, perché l'ho avuto come editore ed è l'unico che, devo dire la verità, mi ha fatto diventare ricco, per cui può stare sui coglioni, ecco, detto in maniera No, ma questo lo capisco, uno che ti fa diventare ricco alla fine non ti può stare sul cazzo, cioè, non troppo. C'è dubbio, non c'è dubbio. Questo non il suo comportamento in questo periodo è del tutto incomprensibile. No, ma sembra, scusami, adesso io fossi nella Meloni, adesso tu sei molto al 100% l'analisi, tu sei molto del vicino, tu sei molto vicino alla Meloni, d'altra parte ti ha candidato al Consiglio Comunale di Milano, la conosci bene, insomma, l'hai votata, immagino, no? L'hai votata sicuramente. Allora, certo, non c'è... anche se all'arte che al Comune di Milano sono stato quello che ha avuto più voti. Ah sì, per questo lo ricordiamo non sempre. Non andandoci mai. No, ma senta, mai aver fatto 5 minuti di campagna. Sì, senza nemmeno avere detto A né B, mai andato a un comizio, per carità tua, senza odio, ne aver messo mai piede in comune. No, peraltro, quello sì, mai, per un periodo zero. Sì, all'inizio no, sì. No, questo non è vero, sono andato addirittura 3 volte. Tre volte. Però è Vittorio, posso dirti una cosa? Allora, tu che conosci bene la Meloni, io mettiti nei suoi panni, io sarei incazzata come una biscia, perché questa qua che fa? Sta facendo un governo, quello esce dicendo ho parlato con Putin, mentre quella dice l'Ucraina tutta la vita, i russi hanno sbagliato, sono dei criminali, hanno fatto l'invasione, eccetera, eccetera. Arriva quello che dice ci siamo scambiati delle bottiglie, lui mi ha mandato la vodka, io il lambrusco. A parte una cafoneria, la vodka e il lambrusco sono due cose terribili, o no? Mamma mia. No, io preferisco la vodka, il lambrusco non è un vino che gradisco particolarmente, ma a parte questo voglio dire, fin tanto che le cose si fermano allo scambio di bottiglie c'è poco da recriminare o comunque non mi scandalizzo, diciamo. Ah, non ti scandalizzo. La cosa invece assurda è che la Meloni che ha vinto le elezioni, non c'è il minimo dubbio, è diventata prima, e quindi ha il diritto di imporre anche un certo numero di ministri, eccetera. Non si capisce per quale motivo Berlusconi debba per esempio insistere per la Casellati, Casellati prima per un'altra, adesso non mi ricordo. La Casellati prima la Ronzulli, La Ronzulli. Cioè, io non ho niente né con la Ronzulli né con la Casellati, però tu non puoi imporre alla Meloni che ha vinto le elezioni quello che non vuole, cioè, mai li concordi, anche questo. Non è che puoi concordare due nomi, diciamo, di seconda fila. Ecco, ma secondo te non è che non ci vuole sta, perché mi sembra questa la cosa, cioè l'idea è che ci sia una donna e che ti quello che dici lo penso anch'io, una donna che lui praticamente non è sua, non è una sua badante, non è esatto, una, sì,
non governa. Cosa lo innervosisce, dice, ma come io che sono Berlusconi, Silvia, eccetera, come mai non riesco a imporre la mia volontà? Neppure un ministro, non riesco a imporre neppure un ministro che voglio, no? Cioè... Però non ha capito che lui ha preso l'8% e quindi deve stare a cuccia. Scusami, ma secondo te... Ma come finisce qui però, scusami però, direttore, questo è interessante da capire, cioè, secondo, ma dura secondo sto me... governo o no, che non è neanche partito, direttore, scusami. Guarda, io sono convinto che alla fine Berlusconi sta a cuccia, fa il suo interesse e va a cuccia. Adesso cerca di strappare il più possibile, però non è che mi sembra che abbia strappato molto, e alla fine si rassegna, si mette a cuccia, sta buono, e se poi dovesse la Meloni riuscire anche a combinare qualcosa, questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo, non lo sappiamo, dobbiamo vedere quello che farà. Allora ne vedremo delle belle, perché lui riuscirà a buttare qualche schizzo di merda anche sulla sua attività. Ah, tu dici, tu dici che alla fine riuscirà... Perché non ha digerito questa cosa, ed è evidente che non l'ha digerita. Dunque, un'ultima cosa che ha detto, incredibile, è stata, abbiamo parlato con Meloni di ministri, ho detto alla signora Meloni di imparare almeno a usare il condizionale quando parla con gli alleati. Io sono sempre stato generoso. Insomma, non c'è niente da fare, vuole comandare, è abituato troppo alle badanti. Diciamo la verità, è abituato a essere circondato da badanti, quello che pensi tu, no Vittorio, o no? Sì, lo penso. E poi trovo abbastanza volgare uno che si mette a impartire lezioni di grammatica, aggiustare i verbi a qualcuno che sta parlando. Si sa che quando si parla a braccio si può anche così fare qualche sfondone. Non senti, voglio chiederti una cosa, rompono i coglioni perché dicono che la Russia deve togliere i busti di Mussolini, rompono i coglioni col fascismo. Ma dovrebbe, che rompono i coglioni? È la seconda carica dello Stato, Parenzo dice che dovrebbe togliere i busti di Mussolini da casa sua. Ma che male c'è a tenersi i busti? Improprio. Io non so dove siano questi busti di Mussolini, perché io non ne ho mai visto uno. Cioè, tu non ce l'hai a casa un busto di Mussolini? Tutti hanno un busto di Mussolini più o meno. No, dai, io ho una testa di Mussolini che mi ha regalato un oste di Milano. Ah, ce l'hai? Quando mi arrivò l'hai messa in bagno, spero. No, non è messa in bagno, non è questo. No, in gabinetto. Ma mi fai parlare o fallo parlare? Fallo parlare, dai. Però mettila in gabinetto. Cazzo, il cazzo che mi interrompi. Mettila in gabinetto, però ti dico solo questo, mettila in gabinetto per piacere. Te dove l'ho messa? Io te lo dico io dove l'ho messa. Siccome volevo nasconderla, ma non buttarla via perché mi sembrava veramente uno spreco. L'ho messa all'ultimo piano, diciamo così, della mia libreria, e non la vede nessuno. Però qualche volta arriva qualcuno da me, si siede davanti alla mia scrivania, non è che si mette a guardare sopra la libreria che è alta 4,5 metri, però magari gli scappa l'occhio, la vede, allora vedo che impallidisce e comincia a balbettare, e la cosa mi diverte da morire, perché a me che cazzo me ne frega di Mussolini. Ma ma pensa se cade dall'alto, uccidi l'ospite, se cade dall'alto, mettilo al cesso, mettilo al bagno. A me danno più fastidio le bandiere che hanno la falce e il martello, che quelle continuano a esserci e nessuno dice niente. Rompe i coglioni alla Meloni per la fiamma, ma la fiamma che cos'è? Io la fiamma la faccio 30 volte al giorno quando mi accendo una sigaretta, ma che cazzo vuoi? Ha un significato diverso, però la fiamma era quella di Mussolini, della tomba di Mussolini, scusa, dello spirito che vive, questo era il senso della fiamma. Ma chi se ne frega, dai, su, ma ha ragione Vittorio, è molto la falce e martello non dice un cazzo a nessuno, dai, su, ma che roba. Ma la falce e martello, i comunisti hanno firmato la Costituzione, come dovrebbe sapere il direttore. A differenza di te non sono ignorante. Come dovrebbe sapere? Io so benissimo. Lo so, però la Costituzione l'hanno firmata tutti coloro che in quel momento erano in Parlamento, quindi non diciamo cazzate. Senti, Vittorio, c'è un'ultima cosa prima. Terracini, ex comunista. Che palle con sto Terracini, ma chi se ne frega? Firmò la Costituzione italiana. Ma che cos'è? Rai Storia questa? Il comunismo ha ammazzato un sacco di gente, molto più del fascismo, non diciamo cazzate, non in tutto il mondo. Non il Partito Comunista Italiano, però, che scusami, ha contribuito, Vittorio, alla democrazia, alla libertà. Io ti voglio chiedere una cosa. Sono obbligato anche a essere comunista per far piacere a Valente. Ma sì, ma infatti, dai ragazzi, comunque tu hai detto una cosa sulla EGONU, hai riconosciuto che la ragazza, la pallavolista nera italiana, che secondo me si è inventata una storia di razzismo, comunque si è inventata, no, inventata, no.
è ridicolo che un imbecille chieda a una nazionale italiana, non c'è dubbio, non c'è dubbio, che chieda se è italiana, ma se gioca nella nazionale non può chiedere. Ma infatti quelli sono degli imbecilli, non c'è, però il razzismo in Italia tutti la portano su un palmo di mano, nessuno la discrimina, tranne quattro strozzi su internet probabilmente. Però no, io ti devo dire la verità, ho conosciuto non tantissime ma sì, abbastanza parecchie sì, ragazze nere molto belle eccetera, e l'unico rammarico è che non sono riuscito a scoparne neanche uno. Ma questo cosa c'entra, però, cosa? Questo non c'entra niente, cosa questo dire? Però è interessante che? Come cosa, cioè tutto è l'unico, ma non c'entra niente, se ne frega. Ma no, cosa vuol dire? Incide perché lui dice io ho conosciuto tante ragazze nere, non ho alcun pregiudizio, giusto Vittorio? Anzi al contrario volevo scoparmene qualcuno ma non ci sono mai riuscito, questo no è... mai, non ce l'ho mai fatta. Ma come mai? Non lo so, sai com'è nella vita, mica tutte le cose ti riescono bene. Cioè, tu dici questi casi ho fallito, c'è un rammarico, ti resta questo ormai che diciamo va, diciamo, la tua vita sessuale al tramonto, se non addirittura alla fine, no, diciamo che ormai per me il sesso è sopravvalutato. Esatto, e allora il rammarico di non aver, di esserti scopato una nera. Mi piace perché guarda, ce ne sono alcune che sono non belle, bellissime. Beh sì, insomma sì, certo. Ma che discorso, ma non è un discorso da direttore di giornale questo. Ma che cazzo te ne frega se io sono direttore di un giornale o di un accesso pubblico? Ma che cazzo c'è? Ma non è un direttore, ma secondo te il direttore del New York Times? Tu sei un paperino. Secondo te il direttore, ma dai, ma ti pare normale? Ma il direttore del New York Times, secondo te, parla di quelle che... Te lo dico in un linguaggio aulico, vai a fanculo. Però scusami Vittorio, lui ma dice... secondo te è cruciale, il direttore del New York Times parla di delle persone così che si è... Dice che io non mi sono mai fatto la negretta, le cose... Il direttore del New York Times... Ma scusa, io ma che roba sono il direttore di Libero, sono libero di dire le cazzate che voglio. Però scusami, Vittorio, ma tu come la chiami? Nera o negra? Anche qui c'è il politicamente corretto che impera, cioè che impera. Io chiamo negri, i negri li ho sempre chiamati negri. E vi segnalo che negli anni 60 è uscito un romanzo pubblicato da Einaudi, scritto da un autore negro, Richard White, e il titolo era Ragazzo Negro. Stupendo, meraviglioso. Un abbraccio Vittorio, a presto, avanti tutta. Avanti tutta, ciao. Sei in grande forma. Ciao. Un abbraccio, ciao. Va bene. E adesso dove vai?